Benvenuti amici di Spaziani alla 17ª giornata di campionato di promozione Girone A Aurora, buon acquisto, SPAL Cordovado. I primi 45 minuti potrebbero essere usati come cura per chi ha problemi di sonno, perché non succede niente, solo questo colpo di testa e questo tiro da fuori area che trova solamente la pista atletica attorno al campo. Nemmeno l'Aurora fa nulla per migliorare la partita, solo questo calcio di punizione che va a finire a lato alla destra di Argentò. E questa è l'occasione più importante per la SPAL, cross in mezzo di Spinato, esce vuoto il portiere, ma non c'è nessuno pronto a ribattere a rete. Per fortuna inizia il secondo tempo, iniziano anche le emozioni, prima con questo tiro di stocco da fuori area e poi l'episodio che cambia definitivamente la partita, questo calcio di rigore procurato da Stocco che rientra in difesa, fa per rinviare via il pallone ma non si avvede del rientro dell'attaccante che si mette davanti, subisce il calcione, giusto il calcio di rigore che viene finalizzato, spiazzato Argenton, 1-0 Aurora. La partita ora diventa quasi bella, la SPAL Cordovado prova a reagire per trovare il gol del pareggio ma non ci sono occasioni vere da gol, prima questo colpo di testa facilmente parato e poi questa azione in contropiede dell'Aurora che non vuole farsi schiacciare ma non viene concretizzata dal numero 9, para facilmente Argenton. La SPAL Cordovado trova nel primo vero tiro in porta il gol del pareggio, bella l'azione qua manovrata da Giovanni Anese che si fa poi trovare pronto sulla respinta del portiere e firma il gol del pareggio, 1-1. Aurora che si riporta subito in avanti con questo lancio lungo che pesca il numero 9 che però non è pronto a ribattere a rete, un'ottima occasione da gol. SPAL Cordovado che prova a reagire con Stefano Bianco con questo tiro da metà campo che colpisce la traversa. Poi Rodrigo in posizione regolare ricolpisce la traversa, doppia occasione clamorosa da gol per la SPAL Cordovado. In Inghilterra le chiamano sliding doors, in Italia solamente gol sbagliato, gol subito. Qui il numero 9 si inventa un capolavoro autentico, si scarta tutta la difesa della SPAL Cordovado, compreso Argentone, e deposita in rete il gol che vale 3 punti. Finisce quindi 2-1, SPAL che cade a Remanzacco, ma deve subito obbligatoriamente rialzare la testa perché domenica c'è il derby.